Pugnale del pantano, un momento epico, ragazzi. L'ultimo pugnale. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Siamo su Assassin's Creed Valhalla, si inaugura l'anno ragazzi, si va a affrontare l'Arpia, l'ultima che ci manca, ovvero Cordelia. Così poi si vede anche di andare a aprire la cripta, quella là sotto la villa delle tre Arpie di loro padre Dario, ragazzi. Mi raccomando, restate qua che si arriva subito. Siamo ragazzi, ci stiamo avvicinando a Cordelia. E sarà un po' un casino, sarà un casino da qui perché noi siamo di livello 218 e lei è un livello 340, quindi mi sa che ci apre un po' in due, però ci volevo provare perché, come vi ho detto prima, volevo andare a aprire quella cripta là. Sono curioso di vedere quel che c'è. Poi non so se ci sarà qualcosa perché, come già vi avevo anticipato negli altri due episodi speciali delle arpie e delle figlie di Leoric, servirà poi per avere il martello di Thor in qualche modo dopo aver finito il gioco. Quindi non so se al momento ci potremo fare qualcosa, magari intanto ce la possiamo vedere qualcosina, cioè una piccola ricompensa ce la darà, dai, puttana maiala, se no ci fanno ammazzare proprio per nulla così fino alla fine del gioco. Guardiamoci il video e poi si Prendi. prova, ragazzi, sarà dura. Sei venuto a fuggire È verso le cazzuta mie questa qua, è spalle, veramente cazzuta. sempre in là. Non conosco l'uomo di cui parli. Fu tradito e assassinato da coloro che gli negarono la propria amicizia, come tu stai facendo ora. Aspetta, non sono tuo nemico. Le tenebre trionferanno e tu scomparirai in Siamo escena. ragazzi, si inizia il combattimento, speriamo in Sei bene, in mano di una dea ma la vedo demoniaca. veramente Accetto appestata, la ora il vedo. mio fumo adosso. Già sprecato anche un Ora ne ho attacco, puttana abbastanza. maiala. Riuscì a pigliare nel groppone tipo. Cavolo, se l'ha girata. Riuscissi a prendere nel groppone, non sarebbe male, perché almeno gli faccio un attacco stordente e Come qualcosa fate a li levo, restare così capito? zitte? Suoi trucchi non mi abbatteranno! Aia, aia, aia. Ah, ci ha preso 3 volte, ma ha preso 3 su 3, puttana maiala. Eccola, l'ho presa nel groppone, ragazzi. Non tanto, ma insomma un pochino di vita la levo, eh. No, non c'ho più. Ho finito l'adrenalina. Vediamo se trovo qualche funghetto in giro. Tua storia muore nella rabbia che ti pervade. Ah, ci vuole pazienza in questo combattimento. Via, via, via. Dannato Seidr! Ora si incazza, siamo a metà vita, ora si incazza una bestia, ragazzi. Ora inizierà a lanciarci anche qualcosa, vedrai, sicuramente. Come facevano anche negli altri due. Infatti, eccolo qua. È qui che ti volevo, Eivor. Tanto mi sciapo l'adrenalina, io in giro. Sento bene controllare il potere del petto. Ora ne ho Maledetta abbastanza. maiala, vieni lì che ti sistemo io, vieni.
Fatti questo. Tinfo anche, Tinfo. Allora, la fiammata, ragazzi, era per via dello scudo che ho, che praticamente quando fai una parata alle volte può causare la fiammata così, eh. È un bello scudo. Aia, questo mi ha fatto male. Nella rabbia che ti pervade. No, la mia stessa rabbia mi completa. E sono bandita. Non c'è più funghetti per la salute, quindi devo stare attento a Bao, perché sennò potrebbe essere un problema. Problema di belli grossi potrebbe essere. No, mi riuscite a fare il contrattacco, puttana maiala. La schiantavo bene ora. Eccolo. È anche infiammato tutto lì. Vabbè, brucia maiala, brucia. Ora rilancia le bombette. Allora, vediamo se ci attacca normalmente. No, sempre attacchi rossi che non sono parabili, puttana maiala. Eccolo. Bello questo, ragazzi. Stiamo calmi, stiamo calmi. Non ci facciamo pigliare dalla furia. Puttana maiala, la vostra entità, la vostra entità. Ma la stianto, sai, la stianto. La stianto sicuro ora, ragazzi, eh. Si è tolto frecce là nel cervello, là. Eccolo. Eccolo, ragazzi, si stianta. Anche Cordelia, ragazzi. Puttana maiala, Cordelia si è stianta. Grande combattimento. 5 minuti combattimento nudo, puro e crudo, ragazzi. Puttana maiala. Puttana maiala, ragazzi, lo stianta. No, e sono contento perché, insomma, io livello di 118, lei livello sti cazzi 340. L'ho preso anche un groppa ora. Puttana maiala, to! Scarzona. Levati di uno. Allora, pigliamo il pugnale. Ah, cioè, aspetta, no, il pugnale me l'ha droppato, vero? Facciamo scherzi, Gio, non ti bugga ora, eh? Non è il momento di buggarsi. Ormai non vedo il pugnale, ragazzi. Eccolo qua, sì, ok, stiamo calmi. Pugnale di Cordelia. Allora, ragazzi, restate qua che noi si va subito alla cripta, che dovrebbe essere in questa zona qua giù. Ve lo faccio vedere subito io dov'è. La cripta qua giù, dovrebbe essere qua. Allora, siamo arrivati in zona della villa delle arpie, ragazzi, che la trovate praticamente dove facevo vedere sulla mappa. L'ingresso è questo qua. E dobbiamo scendere giù nella cripta, così vi faccio anche un po' vedere, entrando in questo piccolo mausoleo. Andiamo, scendiamo giù, ci buttiamo, avanziamo un pochino. E non lo so, come vi dicevo, cosa ci si trova. Ora, facendo questo percorso, non ve lo faccio vedere, cioè vi faccio solamente vedere cosa si trova, ma non vi faccio leggere. Si trovano delle pergamene, gli appunti, in giro da qualche parte, dove ci verrà detto, un po' come diceva Cordelia lì, del re assassinato, ci verrà detto e spiegato un po' come, cioè, la storia di Lorian, di Re Lorian, ragazzi, il padre di queste tre figlie pazze scatenate che abbiamo ucciso. E poi, non lo so, bisogna vedere quel che ci dà quando si apre la cripta maledetta là. Ecco, infatti qua è una, vedete, leggi, possiamo leggere qualcosa. Bisogna vedere quello che ci dà. No, non saprei proprio, non saprei. Io ho paura che al momento non ci dia niente, per via che, appunto, per il discorso come ricompensa ci darà il martello di Thor. E siamo arrivati, ragazzi. Questa qua è la cripta. Là è dove quella statua, là, quella specie di statua, è dove dovremo conficcare l'ultimo pugnale, che come vedete ce ne ho già messi due. Ovvero quello di Goneril, ecco, si chiamava Goneril. E spero si chiamasse Goneril, perché già un paio di volte sono sbagliato.
E Goneril e ci abbiamo messo quello di Regan e adesso ci andremo a mettere questo qua di Cordelia e vediamo un po' se si apre la cripta e Ho il quello che succede, pugnale della ragazzi. donna del pantano, credo vada qui. Pugnale del pantano, momento epico, ragazzi. L'ultimo pugnale. Vediamo un po' se si apre. Puttana, magari si è sgretolato tutto. E allora ci si addentra nella cripta, ragazzi, ci si addentra nella cripta. C'è anche un equipaggiamento qua giù. No, ma guardate che spettacolo che è questo posto, ragazzi. Io però non vorrei che là sia tutto chiuso, non vorrei che le chiavi si pigliino, non lo so, boh. Andiamo a vedere, ma qui si potrebbe leggere, ma no, non ve lo faccio leggere che se no magari vi spoilerate qualcosa che non avete letto prima, se vi piacciono queste storielle. Andiamo a aprire questo forziere, ragazzi, guardate che bella la Tesoro di cripta. un re, ben sorvegliato dalle sue figlie ribelli. Puttana maiala l'elmo di Thor, ragazzi, puttana maiala l'elmo di Thor. Ci ha dato anche un obiettivo. Puttana maiala, cavolo. Cavolo, puttana maiala. Andiamocela a vedere subito l'elmo di Thor, ragazzi. Beh, è favoloso. No, è veramente fantastico. È veramente fantastico, ragazzi. Ora lo devo anche andare a potenziare poi dal fabbro. Almeno cambia anche l'aspetto. Ma guardate che spettacolo. Quindi adesso mi manca più. Cosa mi manca? Vediamo. Allora, di Thor ho l'elmo, la corazza e le brache di Thor. A proposito, lei mi avrebbe droppato anche qualcos'altro, probabilmente i bracciali. Esattamente, i guanti di Thor, ragazzi, me li ha droppati. Cioè, per darvi un'idea di quanto è forti a livello di armatura, ovviamente, non guardiamo magari l'illusione. Armatura 39, questi qua degli occulti che sono quasi potenziati al massimo. 36, però ovviamente questa qua dell'occulti lavora sull'illusione. Cazzo, ragazzi, mi metto quello di Thor, non c'è paragone, proprio, c'è paragone. E quindi adesso mi mancherebbe solamente il mantello, se esiste di Thor, perché come potete vedere ho il set quasi completo. Penso che esista sì il mantello di Thor, dai. Di Thor. Puttana maiala, lo zio del tuono, ragazzi, lo zio del tuono. Io direi che con questa bella sorpresa, ragazzi, e fantastica sorpresa, di chiudere qua l'episodio con il nostro Eivor, ragazzi, che è diventato il dio del tuono quasi, ormai gli manca poco. Gli servirà soprattutto il Mjolnir, il famoso martello che troveremo solamente a fine gioco, a fine storia principale, perché è in una zona inaccessibile fino a che non finiremo il gioco principale, ragazzi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi le pagine social, così potremo andare a scoprire insieme tutto il set di Thor e dove si trova il martello di Thor. Ciao ciao!